Vedete, questo è proprio un bed and breakfast per ciclisti, sono tutti qua, anche quelli della Kepi Peak. Lì c'è la colazione da fare, è in diretta, stiamo vedendo i pro che stanno facendo il trail che dovremmo fare noi. Iniziamo alle 11, sono le 8:40, fra 2 ore saremo lì. Come andate stanotte? Bene, molto meglio. Bene? Sì. Ole, bravo, bene. Vediamo se piove, è lì, sono in ritardo io, eh. Eccola. Here we go, sorry. This is a wine producer. Oak Valley, Wine Farm and Apple Farm. Quindi si girerà dentro questa proprietà privata. Per tutto il percorso, pensate il titolare, quanta crana che c'ha questo. Producono vino e mele. Eccolo qua, qua se volete potete venire a comprarvi il vino. Peter and Vance on the way, Spotlight. Yeah, just about time when entries open to the escape, but everyone refuses to go to Rise. This is Hugh Giuseppe and Stefano. The NCET mountain bike Gira, Argentina, Fernando, Eduardo are ready to roll and off you go. Ieri siamo arrivati qua. Oh, primi 4 chilometri andati a sparo proprio. Devo cercare di arrivare al trenino lì. C'è vento contrario. Devo codarmi e recuperare perché abbiamo già recuperato un po' di posizioni. Li abbiamo presi. Dai, adesso devo rifiatare un attimo, mi accodo e poi vediamo come va. I primi 6 chilometri sono volati, 20 minuti e poco più. Prendere rischi qua, c'è là dietro le calcagna come nelle valanghe. Nuovi obiettivi in vista, come sempre vento incredibile che sposta le biciclette. Maglietta bianca. Dobbiamo cercare di... Prima abbiamo lavorato noi davanti, ci hanno dato il cambio.
giardino che stavo stendendo. Sceso la catena. Viene scesa la catena, quindi abbiamo dovuto fermarci e ci hanno ripreso gli inglesi. È la catena lenta. Pedalare, mi sembra che hai la catena un po' lenta. Ma puoi chiuderla, no? Ci cade la catena qua. Nuovo target qui davanti. Tutto in fila qua. Vedete, pieno di questi tornanti dove bisogna scalare. 52, perché ogni tanto la rampa va su. Questi sono tre costruiti dentro la proprietà che sfrutta questa superficie per fare attrazione turistica. Stefano e Giuseppe. E Giuseppe. E Giuseppe, ci sei? Ci sono. E Giuseppe. Sono accesso di piede. Vai dove hai cacciato ieri. Velocissimo e via, più veloci della luce. Vai, vai Stefano, spacca tutto. È terribile qua. Ehi Maripio, continuo scatto. Tutta un'altra storia oggi, ragazzi, mi sembra un sogno. Vai, è gara oggi, è gara.
puntiamo le coppie, le passiamo. È gara vera oggi, finalmente. Un po' di spirito competitivo. Oh, non è finito. Comunque le mie gambe girano, le mie gambe girano bene, anche ai massaggi non soffro, non ho acido lattico in giro, ma in generale non ho gambe stanche. Io questa me la sento che riesco a portarla a casa, me la sento. Io so che in bicicletta le gambe girano, l'allenamento ha funzionato parecchio, altro che palle. Fiera un po' più il gancio, ma per i problemi fisici che ha avuto. La classifica, qui siamo in bugiarda perché abbiamo perso posizione all'inizio. Quante coppie sono esplose finora, ragazzi, noi siamo ancora in gara, Buona giornata questa, non eccellente ancora ma buona, probabilmente la seconda migliore giornata della gara dopo la prima al vento. Qua finalmente siamo riusciti a tenere un'andatura buona, costante, piuttosto veloce, quindi prevedo una seconda metà della Cape un po' più veloce, perlomeno un po' più divertente. Mezzo la piantagione, fuori parti del vento, anche se ogni tanto abbiamo le frustate dei rami. Storia è quanti ne abbiamo fatti di questi punticelli. Ok, giusto per farvi capire che diverso spirito c'è oggi, ieri abbiamo appena detto i due spagnoli davanti li prendo. Questa cosa mi piacciono, questo è lo spirito che io mi aspettavo nella gara. Finalmente piano piano sta uscendo, dai! Abbiamo fuoco, abbiamo fuoco. Posso prendere dei rischi qua. Porca vacca ragazzi, che strappi via, che strappi via. Queste rotonde qua, che strappi. Ragazzi, tutte le curve con strapiti di tirare fuori tutta l'energia che c'è, sono di fermi. E poi ci sono sempre sassi a fine curva maledetti. Guardala ancora. Questi erano al gancio, proprio si vedeva che non avevano più la testa, si sono piantati dentro. Mi hanno fatti ribaltare. Pierre lì che se la ride. Anche gli spagnoli sono andati.
andare, eh. È un altro andare. C'è anche Morale. Sì. Grande giornata oggi. Sguardo lungo, che non è finita. Vedo in giro, ragazzi, neanche avete idea di certe sperle. Qua un altro di fianco, l'anno prossimo torno qua a funghi, vengo a vedere la oh, guarda sulla strada era 3 chilometri. Oggi mi sono proprio divertito come un bambino, come un bambino. Bel trail, belli via di bike park, così era andava finalmente. Oggi inizia la gara, forse bello, così mi piace gareggiare, andare a un ritmo dove senti che stai faticando, però sostenibile, e poi vedi che al tuo ritmo riesci a superare delle persone. Questa è la soddisfazione, siamo in una competizione, no? La soddisfazione è vedere che riesci a chiappare quello davanti e passargli davanti. Gli ultimi 2 giorni ho solo visto passare gente deprimente, eh? Anche oggi sembra andata, spero di non pagare questo sforzo domani, perché è stato veramente tanto. Io non so come mi sveglierò domani. Ah, c'è bisogno di sfinirsi qua. Siamo! Dopo che andiamo a prendere anche quelli oggi! Grande giornata! Grande giornata! Grande gara oggi, cacchio, grande gara, un grande cronometro, grandissima. Questa l'abbiamo fatta veramente bene,
Che spettacolo! Non abbiamo pagato mai! Ma no! Sempre a pensare lui! Goditi il momento! Thank you! Tutto di poco! Gara epica! You are the greatest photographer of the planet! Infatti abbiamo chiuso! 3 ore! 3 ore e 10! We'll lie down a second ago, no worries! Thank you very much! If you ride over my head, it'll be a good... Questi sono... i meccanici a cui abbiamo affidato le bici fanno loro il lavaggio, che è tutt'altra cosa rispetto al lavaggio tradizionale. Arrivi qua, gli dici se hai avuto problemi, e ieri avevo avuto un problema con la trasmissione, gliel'hanno risolto ed è il pacchetto che si può acquistare extra come servizio di si chiama Manic Cycle. Lavorano molto bene, la bicicletta al mattino è perfetta, pulita, oliata, ma bene. Se comparo il servizio che ho avuto alla Four Islands, dove trovavo ancora sabbia da tutte le parti, anche nella catena, a questo servizio qui la catena è veramente linda, bellissima. Guardate la bici come arriva, abbiamo solo fatto 40 km oggi, guardate la trasmissione come è ridotta, piena di sabbia e di pera, e il giorno dopo avete una bicicletta nuova.